Gli strumenti musicali sono sempre stati usati in molti contesti musicali, già dall'antichità e a partire dal Medioevo ovviamente. Possiamo fare riferimento, ad esempio, facendoci venire in aiuto l'iconografia musicale, un quadro di Benedetto Bembo, risalente alla metà del 1400, detto Madonna dell'Umiltà. Questo quadro è conservato qua alla Spezia, presso il Museo Amedeolia. In questo quadro voi potete vedere al centro della scena la Vergine col Bambino, ai piedi della Vergine ci sono degli angeli musicanti, in cielo ci sono altri angeli che cantano a libro. Non è un caso. Non è un caso perché la concezione filosofica ed estetica della musica dal Medioevo, ma non solo per il Medioevo, era sicuramente centrata sulla musica vocale. Quindi è logico che la musica vocale, la musica vocale sacra, essendo vicino a Dio, era la musica più importante. Sulla terra ci stanno gli strumenti, che sono i rappresentanti appunto della musica cosiddetta umana. Nel quadro in oggetto, gli strumenti rappresentati sono tutti strumenti a corde. Alcuni di quegli strumenti a corde che sono ritratti nel quadro li potete vedere qua, ovviamente sotto forma di copia, e sono ad esempio un salterio, un oud, che è l'antenato del liuto, un clavicordo. Questi altri strumenti a percussione sono ritratti in una dovizia di altri quadri, affreschi e altre situazioni iconografiche in cui vengono appunto adoperati anche strumenti a percussione. E tutti questi strumenti a percussione e molti di questi altri strumenti a corda hanno origine in area islamica. Ad esempio questo bendir, che è un tamburo a cornice, ha un segreto, diciamo così, ha una cordina, un paio di cordine che entrano in risonanza quando si percuote la pelle, quasi un antenato del moderno rullante della batteria. Questa darbuka, un tamburo a calce, costruito in terracotta, tende una pelle di capra con questa rete di tiranti e offre la possibilità dinamica molto efficace in qualsiasi tipo di accompagnamento. Quest'altro daf è un tamburo a cornice molto diffuso in tutta l'area islamica, ma anche in Italia, ovviamente. Sappiamo ovviamente che questi strumenti venivano adoperati in contesti profani, ovviamente per la danza, ma anche in contesti sacri. Tornando alle corde di cui vi parlavo prima, lascio il clavicordo per ultimo perché ve lo presenterò prima di eseguirvi un pezzo adeguato. Il salterio è uno strumento molto importante e molto molto antico. In praticamente tutte le iconografie antiche del re Davide compare questo strumento come strumento appunto usato dal re Davide stesso nell'accompagnarsi nell'esecuzione dei suoi 150 salmi. Il salterio è ovviamente una semplicissima scatola con delle corde tese e due ponticelli. Queste corde ovviamente possono venire pizzicate tramite le dita dell'esecutore o possono venire percosse con delle adeguate bacchette. È uno strumento molto importante non solo per la sua così affascinante costituzione, diciamo così, ma anche perché è l'antenato di uno strumento senz'altro più complesso come il clavicembalo. Alud in arabo significa il legno, ma di legno ce n'è molto. L'ud è tuttora uno degli strumenti arabi più importanti per la musica classica di quella cultura. Alud, quindi il legno, è stato uno dei tanti strumenti portati in Europa quando i Moori sono sbarcati in Spagna. Alud è diventato per i musicisti spagnoli, che erano attratti ovviamente dalla novità di questo strumento, è diventato laud. L'auto è diventato l'auto, l'auto è diventato liuto. E il liuto è diventato tale quando i musicisti europei hanno applicato sotto le corde i tasti per permettere un'intonazione più agevole. L'organo portativo è uno strumento affascinante del quale adesso Sergio ci darà tutti i particolari. Ed è uno strumento assolutamente interessante e ricco di possibilità coloristiche ed espressive.
L'organo portativo viene raffigurato molto spesso in dipinti a tema religioso. Sono gli angioletti a suonare l'organo portativo e soprattutto questo organo che ha un'origine medievale. In particolare questo è una copia di fine 300. Però organi portativi non sono sopravvissuti fino ai nostri giorni. Quindi noi dobbiamo immaginare come dovesse essere un piccolo organo da suonare con una mano, mentre con l'altra mano si aziona il mantice. Le canne sono una per ogni nota e sono corrispondenti ad un registro di principale con metalli e talvolta probabilmente anche legni differenti. I tasti, in questo caso dei bottoni, sono realizzati con un legno duro, in questo caso olivo, ma anche bosso, pero, mentre la struttura generale dello strumento è estremamente semplice e leggera, affinché si possa suonare anche in piedi come in questo momento. Thank you.
harpsichord. The harpsichord was born from the transformation of the psaltery, probably around the middle of the 15th century. There are still harpsichord projects designed by Henri Arnaud de Zwolle, dating back to between 1438 and 1446. The oldest instrument that has survived to us is an Italian harpsichord from the early years of the 1500s. The operation of the harpsichord is very simple. On the inside of the keys, there are wooden sticks called jacks. This is a jack. Each jack has a plectrum and a damper. By lowering the key, the jack rises making the string pinch from the plectrum. Releasing the key, the jack comes back instead. The plectrum slides around the string and the damper stops it. In Europe, the harpsichord became an extremely important instrument, as it had two fundamental functions: the possibility to play chords and the peculiar tone rich in harmonics, and recognizable timbre made it the main instrument for making the basso continuo. On the other hand, the wide extension and the possibilities of colors and articulation favored the development of enormous solo literature between the second part of the Renaissance and throughout the Baroque. As you can see, there are two harpsichords here, one from the Italian school and the other from the German school. In fact, the National Manufacturer Schools produces instruments with clearly identifiable technical and phonic characteristics. Therefore, there are Italian, Flemish, French, German, and English harpsichords. Each of these types has well-defined character. On this Italian harpsichord, again from Intavolatura Nova de Balli, you will now listen to the Passamezzo Nuovo Primo. Clavichord is a very ancient struck string instrument. It is said that it comes from the monochord that Pythagoras used to formulate his physical laws on the vibrations of the strings. The clavichord is a very simple instrument. Little pieces of brass fixed directly to the levers of the keys hit the strings, delimiting the vibrating portion. Unfortunately, by remaining in contact with the strings, the tangents block the amplitude of the vibrations. The consequence is a sweet and expressive, but extremely weak sound. The characteristic of having the fingers always in contact with the strings allows the performer to play a little vibrato. The only example
among acoustic keyboard instruments. We find this feature called the aftertouch in modern synthesizers. Due to its peculiar intonated sound, the clavichord was a very important study instrument until the time of Beethoven. Many composers considered the clavichord essential in technical preparation, and some, such as Johann Sebastian Bach, particularly liked it for its expressive possibilities. On the clavichord, I will perform a short pavana, that is a slow and solemn dance that originated in the city of Padua, called Fusi Pavana a Piano, taken from Intavolatura Nova de Balli, a collection of dances printed in Venice in 1559 by the publisher Angelo Gardano. I will use this edition that you can see here, an static reprint of the original. The instrument you will listen to is now in Italy, but it comes from Germany. It is an 8-foot organ with a single wooden register, half stopped and half open, and which therefore has this singular W-wing profile. The organ was built around 1970 by Hans Volkrieder of the Erich Bauer Company. And here, in Italy, it has been slightly modified to allow it to be transported on a common car. Born in an era when philology was beginning its steps, it certainly has modern construction elements such as screws. However, in past centuries, there were many single-register instruments, even with wooden pipes, which were used for accompaniment or for continuo, both in Italy and in Germany. The fantasy number 2 that I'm going to perform is a piece suitable for this instrument. Formerly attributed to Handel, it's a quite improvisational piece for a keyboard instrument, and this organ allows to highlight its main characteristics. Thank you.
Another fundamental composer for discovering harpsichord music is Domenico Scarlatti. Son of great composer Alessandro, he was an incredible virtuoso of the harpsichord. He left hundreds of sonatas for his instrument, but also the sacred music of great quality, such as splendid 10 voices Stabat Mater. Here is Domenico Scarlatti's sonata in C major, K159. Domenico Scarlatti was a great Italian harpsichordist, but his music is also performed on the organ, especially when his sonata have a more expressive and polyphonic character. For example, the sonata K69 in F minor, whose melodiousness is enhanced by the wooden register of this small instrument. It is only right to mention one of his symbols, François Couperin, known as Couperin le Grand. Strongly idiomatic music, refined, intimate and often descriptive pieces, frequent use of anagality. These are some of characteristics of Couperin's music. From the deuxième ordre, I will perform the allemand called La Laborieuse on this German harpsichord.
Cos'è Spinetta o Spinettino, Spinettina, Spinetta Ottavino is an instrument that has been preserved up to us in several copies, mostly found in museums of musical instruments, for example the National Museum of Rome. This instrument is also in the paintings. Think for example of Caravaggio or in the European musical treatises. Like the harpsichord, the strings are plucked by jacks, by saltarelli, and like the spinet, the strings are transverse, and the shape is generically triangular. But the sound is octave above, as in many other instruments in the past, above all the organs. What it was used for is not yet clear. Perhaps a transport instrument, an instrument for teaching music, an instrument for children, an instrument for echo effects. But there has always been a link with the lute, probably with the possibility of exchanging an instrument with each other or to play the spinet together with other lutes. And not surprisingly, the only piece expressly composed for these instruments by Girolamo Frescobaldi is the toccata per spinettina sola, over liuto, for spinet or for lute, which I'm going to perform on my model, a copy of an ancient instrument built in Tuscany by Roberto Marioni. One of the most important composers was Girolamo Frescobaldi. He worked as an organist in St. Peter's Basilica in Rome, and his fame was definitely European. So much so that composers like Froberger were his students. The importance of Frescobaldi was comparable to that of Monteverdi, applying the seconda pratica, that is the more experimental innovations, even to instrumental music. In his warnings to the reader, that is in the introduction of his first book of toccate, Frescobaldi helped us by indicating several suggestions for the correct execution of his music. It is very interesting to note his suggestion to play not subject to beat, as if you were a modern style madrigal. It is perhaps one of the first examples of the use of rubato, and it fits perfectly with Monteverdi's seconda pratica. So here's Girolamo Frescobaldi's Toccata Prima, taken from the second book of Toccate et Partite.
Eseguiremo di Girolamo Trescobaldi la canzona detta La Bernardinia. La canzone era una tipologia di brano musicale che veniva eseguito da diversi strumenti. Normalmente questa canzona viene eseguita per flauto e basso continuo, quindi clavicembalo per esempio. Ma nel nostro caso abbiamo fatto una scelta differente. Eseguire la parte melodica con questo strumento che è un organo portativo di dimensioni un po' più grandi, ha due ottave e una sonorità che può somigliare a quella di uno strumento solista come il flauto.